Bene, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti sulle piattaforme online del ME Meeting delle etichette indipendenti di Faenza e del Meeting di Rimini per questo appuntamento al quale teniamo particolarmente 40 anni senza Rino, che vuole focalizzare e centrare il suo interesse sulla straordinaria e importante figura del cantautore Rino Gaetano, scomparso esattamente 40 anni fa, nel 2 giugno dell'81, in un incidente. Parleremo quindi del Rino Gaetano Tribute Day che farà il nipote Alessandro, che è qui con noi, che ringraziamo insieme agli altri amici che sono con noi, e condurrà questo incontro il giornalista Walter Gatti, e gli ospiti sono dagli storici musicisti che hanno suonato con Rino Gaetano, agli amici che parteciperanno a questo tributo, e quindi ringrazio per la loro presenza Piero Montanari, che non ha bisogno di presentazioni, è presente nei più importanti dischi della storia della musica italiana, Arturo Stalter, un altro grande artista che non ha bisogno di presentazioni, noto a livello internazionale, la bravissima cantautrice Diana Teiera, che ringrazio per essere qui con noi e accompagnarci in questa, come dire, presentazione, alla quale teniamo perché nell'ambito del Meeting Music Contest, questo contest che abbiamo intitolato Il coraggio di dire io, e quindi in qualche modo stiamo ricevendo brani che fanno emergere la propria individualità in un rapporto nuovo, vista la pandemia che c'è stata, che c'è ancora, che speriamo smetta di accompagnarci, ci porti alla ripartenza, che ha cambiato i rapporti, le relazioni sociali, la creatività, insomma, farci raccontare in musica come è stata vissuta questa realtà. Il coraggio di dire io credo sia un po' la cifra anche in cui Rino Gaetano si è mosso, perché si è mosso in un modo, come dire, totalmente diverso da quella che era il modello del cantautorato di quell'epoca, un artista che è stato contrassegnato e visto come artista indipendente, scomodo, sicuramente non di facile approccio con questi testi, no? Con una doppia valenza, all'apparenza divertenti e ironici, e poi veramente molto politicamente, come dire, scorretti e incisivi. E quindi un artista che, nonostante la sua prematura scomparsa a 30 anni, nonostante non siano mai stati fatti grandi battage pubblicitari su di lui, ancora oggi è un'icona degli artisti della scena indipendente emergente, degli esordienti che si muovono nel settore della nuova musica italiana. Quindi una figura di riferimento. Cito solo che l'anno scorso facemmo un'indagine e scoprimmo, ma credo che sia nota a tutti, che Ma il cielo è sempre più blu era fra le tre canzoni più suonate nei balconi d'Italia. Ecco, io credo che non ci sia, come dire, maggior riconoscimento che ritrovarsi dopo un paio di grandi canzoni note a livello internazionale, sapere che questa è ancora una delle più amate dai giovani che si affacciavano ai balconi e che cercavano comunità e condivisione attraverso Ma il cielo è sempre più blu, che ovviamente, insieme a tante altre, è una delle canzoni che più lo rappresenta. Per addentrarci nella giornata di domani del 2 giugno, del tributo che Alessandro farà, e sulla figura di Rino Gaetano, lascio la parola a Walter Gatti in questa prima parte, poi alle 11:45 vi presenteremo un piccolo progetto della scena indipendente fra i tanti che escono in omaggio a Rino con altri due ospiti. A te Walter, e grazie dell'ospitalità. Se avete domande potete scriverle direttamente sulla pagina Facebook che ci segue. Grazie. Grazie Giordano. Io prendo immediatamente al balzo questa tua fantastica introduzione, anche perché da un lato il meeting della musica indipendente ha proprio indipendente all'interno proprio della sua definizione. Dall'altro lato il meeting di Rimini è un luogo storicamente in cui una cultura che vuole portare a galla le radici dell'essere si mette in scena. Allora, mettendo insieme questi due aspetti, credo che sottolineare l'importanza dell'indipendenza che Rino Gaetano ha sempre avuto nella sua produzione sia un pochettino il cuore di questo nostro dialogo di questa mattina. Io ricordo soltanto due cose. Rino Gaetano nasce nell'ottobre del 50, purtroppo muore il 2 giugno, quindi domani, 40 anni, il 2 giugno del 1981, incide un gruppo di dischi. Allora, io ricordo quando è uscito il primo disco, io ero
un ragazzotto che era più o meno tra le medie e le superiori, milanese. Cosa si ascoltava? Si ascoltava tanta musica straniera, si ascoltavano i cantautori, soprattutto romani, si ascoltava la psichedelia milanese. Io adoravo Claudio Rocchi, per chi se lo ricorda, che per me è stato un mito indiscutibile. Arriva il primo, il secondo disco di Rino Gaetano e uno francamente diceva: ma cos'è sta roba qua? Anche perché, coinvolgo immediatamente le fantastiche persone che sono qui con noi, ad esempio nel primo e nel secondo, in Ingresso Libero c'è una primissima canzone che non si capisce bene proprio se è Claudio Rocchi o se è Lucio Battisti, cioè è una sorta di canzone nobile, Mogol Battisti, ma con dentro qualcosa che richiama la psichedelia. Il secondo disco, quando Rino Gaetano esce con Mio fratello è figlio unico, al di là della canzone che va a raccontare gli outsider di questa nostra realtà, di questa nostra società, c'è una canzone come Sfiorivano le viole, in cui lui comincia a mettere insieme la canzone romantica d'amore con delle cose che non c'entravano assolutamente niente, lo diceva poco fa Giordano, un doppio registro, amore e romanticismo, ma personaggi della cronaca della storia. Bismarck mette dentro Lafayette che torna dagli Stati Uniti. Allora, già non si capiva dove ci stava portando sto ragazzo. C'è una bellissima intervista, io sono andato a riguardarmela, di Enzo Siciliano, che è stato un grande uomo di cultura, anche presidente della RAI, ma presidente della RAI è l'ultima delle cose che lui ha fatto, in cui Siciliano chiede a Rino Gaetano: ma tu che cosa? E lui, Rino Gaetano, risponde: io voglio fare canzoni di evasione, ma non posso far finta che la realtà sia quella che è. Per cui canzoni di evasione in cui la realtà c'entra, non è che non c'entra, la realtà è dentro a queste canzoni d'amore. Allora, Rino Gaetano ci ha consegnato un'indipendenza che è, da un lato, amore e realtà sono la nostra vita, cioè, e lui va a raccontare questa cosa qui, primo. Secondo, porta con sé, ma io su questo chiedo tra poco ad Arturo e a Piero un contributo, porta con sé una quantità di sfumature e di cultura musicale. Ricordiamo che Rino Gaetano era un uomo di una cultura importantissima, ha fatto teatro, ha fatto Ionesco in teatro, Ionesco non è che lo fanno tutti quanti, cioè Majakovskij, chiaramente per i nostri tempi, mi riferisco soprattutto a Piero e a Arturo, per i nostri tempi parlare di questi nomi era una cosa ovvia. Oggi come oggi, se tu vai in giro a un 25enne, a un 26enne, a parlare di Majakovskij, diciamo, è l'ala sinistra del CSKA di Mosca, forse. Allora, portava dietro tutte queste cose e ne aggiungo una che a me francamente ha colpito sempre. Rino Gaetano era un performer, era un interprete pazzesco. Cioè, io ammetto, non l'ho mai visto dal vivo, ho visto altre cose, soprattutto appunto area milanese, non ho visto Rino Gaetano dal vivo. Però, ad esempio, quando esce questo strano disco, che è il Q Concert fatto con il Perigeo e con Cocciante, bizzarro, quando lui canta A mano di Riccardo Cocciante, quella canzone lì, che era una canzone da 7, diventa una canzone da 9. Rino Gaetano gli dà un corpo, gli dà una rabbia, gli dà uno spessore, gli dà un brivido, gli dà una pelle che quella canzone lì prima non aveva. Allora, indipendente, capacità di portar dentro uno sguardo sulla realtà inesistente e ancora oggi inesistente, capacità di interpretazione, secondo me, indiscutibile. Su queste cose spero di non aver tediato nessuno e coinvolgo due persone che non posso altro che dire che stimo fortemente, anche se la nostra conoscenza non è così approfondita, ma io loro non conoscono me, ma io conosco loro. Allora, Arturo Stalteri, che è stato per lungo tempo l'uomo che metteva le dita sui tasti bianchi e neri, per cui sulle tastiere dei dischi di Rino Gaetano, e Piero Montanari, bassista. Allora, Piero Montanari è un pezzo di storia, è un pezzo fondante della storia della canzone italiana. Ha lavorato con De Gregori, con Ivan Graziani, ha lavorato con tutti e anche ha lavorato soprattutto dal vivo con Rino Gaetano. Allora, chiedo prima di tutto ad Arturo se condivide un pochettino questa
piccolo scenario che io ho fatto della vita artistica di Rino Gaetano e chiedo ad Arturo soprattutto com'era lavorare con lui in studio. Guarda, io condivido perfettamente quello che hai detto e anzi aggiungo una cosa che mi colpì tantissimo quando conobbi Rino, perché appunto io ho fatto Il cielo è sempre più blu, mio fratello è figlio unico, tutto nell'EP e parte di Aida, poi sono arrivati altri musicisti, però insomma è stato un periodo formativo per Rino e per me, devo dire. Io facevo parte dei Pioto Lunaire, quindi gruppo di progressive, che non c'entrava niente con Rino, e Vincenzo Micocci, allora produttore della Hit, chiamò me e Gaio Chiocchio, che lavorava con me, che purtroppo non c'è più, dicendo: questo ragazzo ha già fatto un LP che è andato molto bene, non vedo più nulla, non so se voi mi vedete. Sì, vediamo il tuo nome perlomeno, però ti sentiamo tranquillamente. Ok, allora tornerò, adesso torno a riconnettermi. Beh, mi pensate che mi sentiate, poi quando... No, occhio che per caso non hai schiacciato l'iconcina del video. Escludendo. Non ho sbloccato nulla, non riesco a capire cosa sia successo, però adesso cercherò di... no, è che mi è uscito, sono andato proprio fuori, non sono più con voi, aspetta che ci torno. Allora, Arturo sì. Mentre cerchi di ritornare... Sì. Io giro un pochettino la domanda, ecco, a Piero. Forse sono tornato. Eccolo Arturo. Eccolo qua, perfetto. Perdonatemi. Vai Arturo, tranquillo. Micocci ci chiamò dicendo: questo ragazzo ha già fatto un LP, ho questo nuovo pezzo, Il cielo è sempre più blu, che ha fatto con la chitarra, vorrei che voi metteste il vostro suono, gli deste una mano. Quindi noi conoscemmo Rino, che arrivò alla Hit, nella saletta della Hit con il pianoforte, e ci fece sentire alla chitarra questa canzone. E mi chiese subito una piccola introduzione, aveva le idee chiarissime anche musicalmente, mi chiese un'introduzione al pianoforte semplice che caratterizzasse il pezzo. Io accennai qualche nota, lui già mi fermò dicendo: questa funziona perfettamente. E io dicevo: Martino, è un primo esperimento. Dice: no, non c'è bisogno di andare oltre, questa è perfetta. E infatti aveva ragione. E quello che mi colpì in studio era che fu lui a portare noi a suonare come voleva lui, nel senso che aveva tutte le idee chiare, tutte le parti, come doveva suonare il pianoforte, la parte centrale, il sitar di Gaio Chiocchio usato in maniera ritmica, cosa che non avevo mai fatto, e la batteria elettronica impostata in un certo modo, le parti di sax che poi vennero sovraincise dopo da Tony Formichella, il coro. Cioè capimmo che questa persona aveva un'idea musicale perfetta della sua musica, certo, e già centratissima, istintiva, magari lui ce le cantava e ce le mimava, però quello che mi piace ogni volta dire, oltre ai testi straordinari, è che Rino era un ottimissimo musicista, certo, e che ha arrangiato i suoi dischi, almeno finché c'ero io, le idee musicali sono tutte completamente sue. Quindi, Arturo, infatti in quei primi tre dischi appare il banjo suona Ora Dobro, che in Italia francamente non esistevano, no? Esatto, oppure lui ci fece rallentare le armoniche del sitar su Mio fratello è figlio unico per dare questo suono che si espande, oppure chiese a Gaio di recitare delle cose di Cosmetici accelerandogli la voce per fare una voce a metà fra uomo e donna, e poi coinvolse il maestro Podestà, che a quei tempi era un dirigente dell'RCA, suonare la fisarmonica, lo fece suonare come voleva lui. Insomma, era veramente una forza della natura, e suonare con lui in studio e dal vivo, io solo due volte purtroppo ho suonato con lui dal vivo, era un divertimento perché ti metteva in una situazione di grande pace, calma, e ti faceva fare cose che non avresti mai pensato saresti stato in grado di fare. Allora, giro subito questa tua battuta, suonare dal vivo, chiaramente, alla nostra leggenda che è Piero Montanari. Scusa Piero se la metto giù, mi sembra una presa in giro, in realtà non è così. Mitomane, no? Mitomane. Allora, Piero, prima di tutto com'era suonare dal vivo con Rino? E poi... non per far confronti chiaramente, ma dal tuo punto di vista, dal punto di vista della tua esperienza, quali erano le differenze tra suonare con lui e suonare con altri in quel periodo? Suonare con Rino è stata una cosa molto, prima di tutto, molto divertente. Potete immaginare, tu hai detto prima una cosa che io condivido assolutamente, anzi le condivido tutte quelle che hai detto, che era un performer, lui sul palco era bravo, a parte che noi abbiamo fatto questo tour dopo il disco che fece in Messico con i Mariachi, con Ai Maria, chi mi manca sei tu, taratiri tarata. Era quella tournée là nel 1979,
e quindi eravamo che in è quattro. Subito dopo Resta Vile Maschio, esattamente. Eravamo un quartetto e lui suonava la chitarra, c'era Massimo Buzzi alla batteria, Nanni Civitenga al basso, scusami, alla chitarra elettrica, io al basso, e poi Rino suonava la chitarra, devo dire, molto bene. Lui non era un grande strumentista nel senso puro della parola, conosceva pochi accordi, fortunatamente. Dico fortunatamente, se no... no, ma perché lui era semplice nella sua scrittura, capisci? Anche dal punto di vista armonico, però con i testi era iperbolico, ficcante, non certo. Era così semplice. Quindi lui suonava e suonava bene, molto bene ritmicamente, ed era molto divertente suonare sul palco con lui, perché era uno spasso Rino. Posso chiederti, appunto, se, ripeto, senza far confronti negativo anche positivo. Un innovatore, direi, da quello che si coglie, no? Anche assolutamente, che è una cosa sì. Poco nota, innovatore dal punto guarda, di vista. Guarda, sono uscite queste cose, appunto, del fatto che lui introducesse strumenti particolari nelle registrazioni o cercasse. Questa cosa lui l'ha sempre avuta. Quando abbiamo fatto, io ho prodotto il suo primo disco, che si chiamava. Lui non si chiamava ancora Rino Gaetano, si chiamava Cammamuri. Il personaggio di Salgari. E lui addirittura, io so una storia, cioè lui andò, quando si presentò da Micocci, si presentò con un suo amico e disse: guardi, questo è il cantante. Beh, lui dice: perché non canti? Dice, no, io non ho una buona voce. La sai questa cosa, Alessandro? È arrivata nel corso degli anni, arrivata anche voce. Questa lui è lui molto divertente. È il mio cantante. Allora mi dice: ma no, tu sei il cantante, sei l'autore, devi cantare te. E quindi ha deciso di farlo cantare, eccetera. Quando siamo andati a incidere questo primo disco, lui a un certo punto se ne uscì che voleva uno zampognaro. Questa cosa è fantastica. Abbiamo dovuto trovare con Venditti, c'era uno zampognaro che andava sotto casa tua. Durante le feste di Natale, era proprio quel periodo, e lo chiamò e venne questo zampognaro che veniva dalla montagna abruzzese, venne con questa zampogna e fu proiettato in questa realtà stranissima di uno studio di registrazione, dalle pecore allo studio di registrazione, sì, sì. Voi potete immaginare cosa è uscito da quel, se oggi sentite il disco si sente che entra ed esce questo strano suono stonatissimo di questa zampogna, che sembra in realtà un sintetizzatore, ma non è un sintetizzatore, era una zampogna. Cioè Rino era sorprendente. Ecco, un'ultima domanda che vorrei fare sia a Piero che a Arturo, diciamo, misceliamo un pochettino le risposte. Una delle cose che credo che sia più rilevante, più evidente in Rino è la quantità di ispirazioni da cui lui andava a pescare idee. Cioè, chiaro che gli ultimi dischi c'è dentro musica latinoamericana, c'è dentro una presenza anche del pop internazionale, ma c'è il folk italiano, ci sono le canzoni del sud. Allora, la quantità di ispirazioni è perché ce le aveva lui in testa, è perché lui ascoltava molto, cioè da dove veniva la ricchezza delle soluzioni che lui proponeva? Prima Arturo e poi Piero. Guarda, lui ascoltava di tutto, io infatti rimasi colpito. Tu ad esempio, scusa Arturo, il reggae, no? Il non te reggae più, cioè c'è dentro Bob Marley lì, quindi scusami, certo. Perdonami. No, per dire esempio, sfiorivano le viole che tu prima citavi, lui mi chiese, quello è diviso praticamente in due parti, completamente, sono due canzoni, no? Come dicevi, in una, completamente diverse sia nel testo che nella musica. Mi chiese un organo che gli ricordasse i Tangerine Dream, che io pensavo lui neanche conoscesse. Tant'è vero che quel suonino di organo che passa da un canale all'altro nella prima e nell'ultima parte, un po' siderale, lo ha voluto lui, lavorando con il grande Montanesi, che era il suo tecnico preferito e che purtroppo anche lui inizio, anche non lui è più conosce, e hanno lavorato molto per creare questo timbro dell'organo, era un Hammond tra l'altro, e mi dico, ci divertimmo molto perché eravamo io e Gaio Chiocchio, io suonavo, lui era vicino a me, mi faceva accenno con la mano, ecco entra qui, fai qui, mi dava delle ispirazioni e Rino dall'altra parte si divertiva molto. Per dire, io non avrei mai immaginato che Rino conoscesse i Tangerine Dream, che a quei tempi sì. Era un gruppo di musica cosmica tedesca, perché lui secondo me, oltre a leggere di tutto, come dicevi tu, ascoltava veramente tutto, era curioso, e le persone curiose alla fine, se sono anche di talento ovviamente, quello che ascoltano riescono poi a riproporlo ovviamente nella loro maniera.
Grazie Arturo. Piero, cosa ne dici? Ma assolutamente, assolutamente vero. Allora, lui era una persona coltissima, non era un intellettuale, però attenzione, è questa la cosa secondo me che bisogna distinguere. Era una persona colta e ascoltava veramente tantissima musica ed era molto, molto preparato su tutto, ecco, la sua cultura, ecco perché sono venute fuori le sue diciamo filastrocche beffarde, perché lui conosceva la realtà in cui era dentro, e questa e la conosceva e la guardava con un occhio particolarissimo, che era l'occhio di una persona colta, di una persona attenta a quello che c'era. Quindi sicuramente, però non un intellettuale in senso, capito, figurato, cioè certo. L'intellettuale come lo consideriamo noi. Era una persona molto intelligente, questa intelligenza l'ha messa nei suoi testi, soprattutto, che sono straordinari, che sono beffardi, che sono ci ha preso per il culo a tutti, e questa è la cosa forte di Pirino. Allora, a questo punto entro a gamba tesa e chiamo in causa Alessandro Gaetano, che beffardamente ci sta osservando, ci sta ascoltando, e anche evidentemente Diana Teiera, che non abbiamo avuto l'opportunità di salutare prima, quindi ciao Diana, la salutiamo adesso. Ciao. Allora, Alessandro Gaetano, credo che qualcuno lo conosca. Allora, prima di tutto, Alessandro è figlio di Anna, quindi Rino è suo zio. Anna per tanto tempo è stata a tutti gli effetti la vera portabandiera, tra virgolette, dell'eredità artistica, umana, storica di zio Rino. Alessandro da anni ha rimesso in piedi la macchina musicale che ruota attorno alle canzoni di Rino, prima di tutto creando il Rino Gaetano Day e poi mettendo su una band che è la Rino Gaetano Band. Diana invece l'abbiamo coinvolta perché da cantautrice in più di un'occasione ha tra virgolette pagato il suo tributo di attenzione, di fascinazione verso le canzoni di Rino Gaetano. Allora, prima chiederei ad Alessandro come ti sei sentito nelle parole di Piero ed Arturo, che hanno descritto, ha raccontato un pezzo di storia artistica italiana, che è un pezzo di storia artistica che è interpretata da tuo zio. E a Diana vorrei chiedere qual è ancora oggi la fascinazione che chi fa musica può subire nei confronti della malia che viene fuori dalle canzoni di Rino Gaetano. Però prima di tutto chiederei ad Alessandro una sua reazione a quello che abbiamo sentito. Sicuramente ci sono cose che non sapevo, ho ascoltato cose nuove e cose divertenti che già avevo apprezzato, che mi avevano fatto, insomma, così il solletico. E posso confermare comunque, Arturo, che Rino ascoltava i Tangerine Dream. Infatti abbiamo nella sua collezione abbiamo Cyclone, poi non mi ricordo se c'è qualcos'altro, però ascoltava di tutto, posso confermare anch'io, insomma, dai Doors, Beatles, addirittura un disco di Marce, ne so, Marce Annunziale, Marcia per quella festa, il cofanetto, che ne so, di Aida, dell'Opera, il reggae, insomma, Peter Tosh, Bob Marley, Bob Dylan, tutto, Velvet Underground, Pink Floyd, ma qualsiasi cosa. Ovviamente stimava molto il cantautorato e tutti i suoi amici, quindi aveva Battisti, Baglioni, i Pierro Lunero, ovviamente, anche te, certo. Arturo. È una bella cosa che tra artisti ci si ascolta, insomma, ci si apprezzi, no? È una bella cosa questa. E ovviamente sono contento di questi contributi, di queste parole, ne sono proprio contento, mi ha fatto piacere ascoltarvi. Ma perché a un certo punto scusami se te lo chiedo così in modo diretto, hai preso il coraggio a quattro mani e hai deciso di... non dico di far ritornare in vita, perché in vita ci sono sempre state, ma di far ritornare su un palco, in circolazione, le canzoni di tuo zio, e perché hai avuto l'idea di creare il Rino Gaetano Day. Allora, nei primi anni 90 io già suonicchiavo, facevo delle cose strumentali perché ero
abitavo da mia nonna nel 91-92, quindi lì ebbe quel forte approccio con tutto il mondo di Rino e i suoi strumenti. Già quando capitava una festa, comunque già da prima, una festa o un negozio di strumenti, andavo a pizzicare gli strumenti, comunque ero curioso. Lì invece da mia nonna ho avuto questo coraggio di avvicinarmi un po' di più, e così mia nonna mi mandò da Marcello Casco, non so se qualcuno qui insomma lo conosce, il grande Marcello, perché lui non c'è più. E nel 92 già mi trovavo, insomma, tra fine 91 e 92 mi trovavo dentro un teatro a cantare. Così mia madre mi sentì così invogliato che dopo qualche anno fece conoscenza con un ragazzo che si propose di fare questo gruppo, ma io già cantavo Rino comunque in ogni caso. Mia madre disse: mettiamo su questo gruppo e però cerchiamo di inglobare anche Alessandro, che già fa del suo, insomma. Da qui nacque comunque il primo progetto, che aveva un altro nome, va detto, che tutt'oggi comunque da 5 anni, quasi 6, è Rino Gaetano Band fisso, insomma. Sono questo progetto ha 6 anni su per giù. Invece Rino Gaetano Day è una cosa che mia madre ha sempre cercato di fare un omaggio, ricordo il 2 giugno, e nel 2011 abbiamo avuto la fortuna di incontrare la persona giusta che ci ha offerto la piazza, e da lì è nato tutto. E questo mi ricollega anche a Diana, perché è presente da quel primo raduno, ci deve raccontare insomma la sua esperienza e altre cose, è una cosa bellissima. Dopo magari accennerò quello che si farà questo certo. Allora, Diana, sei servita su un piatto, ti è servita su un piatto d'argento all'intervento, quindi no, ma è correttissimo. Diana, vai. Allora, ma riguardo le canzoni di Rino, penso che, come è stato detto, lui sia stato così originale da continuarlo ad esserlo anche adesso, nel senso, sono passati tanti anni, eppure è rimasto, secondo me, uno dei cantautori più originali italiani, assolutamente. Quindi ancora ora, secondo me, non c'è stata questa innovazione che ha creato lui, a parte, diciamo, i nuovi generi, diciamo, che non neanche mi... Ti coinvolgono. Grazie. Detto ciò, quindi quando Alessandro mi propose di cantare Rino, appunto, di essere presente al primo Rino Gaetano Day, mi è sembrata un'occasione meravigliosa. E tra l'altro ho scoperto che appunto anche i giovani, appunto adesso, lo ascoltano e sanno tutte le sue canzoni, e questo mi sembra incredibile. La piazza al 2 giugno è sempre stracolma di gente, ma di giovanissimi anche, non solo di magari nostalgici. E questo, insomma, rende l'idea, no? Come anche avevamo detto dei balconi. Nel periodo Covid, sì, certo. Per dire. Quindi io sono stata anche adesso felicissima di sentire tutte questi aneddoti, questi racconti su di lui, perché appunto sono preziose. Se tu devi rapportarti alla qualità, cioè tu sei una compositrice, sei una cantautrice, quindi se tu ti devi rapportare alla qualità e alle specificità, diciamo così, compositive di Rino, trovi delle cose proprio in come lui costruiva la canzone, in come costruiva il rapporto tra testo e musica, trovi delle originalità, vorrei dire quasi, quasi tecniche, trovi delle specificità sue che non trovi in altri? Assolutamente sì. Allora, come è stato detto, magari non è che avesse delle armonie così complicate, magari erano pochi accordi, però il suo modo di usare le parole, quindi a volte così fitte, a volte invece si dilatavano, riusciva a avere dei cambi proprio anche imprevedibili, eppure è una scrittura diretta, ma profonda, che non è proprio semplicissimo da ottenere. Ma è unico, cioè, nel senso, una canzone di Rino, secondo me, è cantata da chiunque, si riesce a distinguere, riesce a dire: questo è Rino Gaetano. No? Aggiungerei, Walter, che anche i testi assomigliavano un po' alla musica, cioè questa apparente, come dire, semplicità scanzonata, ma poi con una doppia lettura sotto, che non era abituale allora, perché c'era o la canzone politica diretta oppure la canzone d'amore. Lui fa un mix originale, che è questo che credo gli abbia permesso di restare un cantautore per sempre, che supererà le generazioni.
Assolutamente sì. Alessandro, c'è, se possiamo chiederti, se posso chiedertelo, c'è una canzone o un bis di canzoni di tuo zio? Non dico che sono le più belle, ma quelle a cui tu personalmente sei più legato, quelle che ti emozionano di più quando dovete interpretarle live. Allora, quella che mi piace interpretare è la vecchia Salta con l'asta dal primo album, Ingresso libero. Sì. Come mai? La storia del cavaliere, come mai? Ma anche per come viene eseguita e per quello che viene come scarico d'adrenalina mentre la stai eseguendo, mentre dici proprio rimase una vecchia, cioè in quel momento lì è folgorante. Che sembra una cosa a metà tra Dario Fo ed Enzo Iannacci, sostanzialmente. è una filastrocca da Dario Fo, quella lì, proprio. È una favoletta, è molto particolare. Sì, sì. Quindi quella lì. Dicevo, invece come lirica, come testo, proprio, vabbè, non l'ho mai negato, la seconda parte di TTTT. Ok. Perché è molto diretta. Okay. Non lascia, diciamo, spazio all'immaginazione. Ma ad esempio, il suo ultimo prodotto, e io ci sto, che secondo me è un prodotto fortissimo, forse meno noto, ma fortissimo. Che posto ha nella tua libreria anche emotiva delle interpretazioni? Se c'è un posto, chiaramente. Sì, TTTD viene proprio da quell'LP è per quello che te lo posso citare. Brani come Scusa Mary, insomma, che parlano anche un po' di storia, o anche la stessa Amica lo pazzo, perché questo signore è pazzo, perché crede in un mondo più giusto e più vero. Insomma, sono testi attualissimi, ognuno ha la sua sfaccettatura. Poi se prendi appunto Scusa Mary, c'è anche la tua A, la tua B, La donna mia, Scusa Mary. La donna mia è proprio una dichiarazione aperta con, che cos'è, un sitar forse anche quello? Che una chitarra con l'eco. Femminile profumata. Insomma, è molto particolare, no? E lo apprezzo tantissimo, Io ci sto. Nonostante io abbia sentito poi delle critiche o cose assurde che avrebbe detto poi lo stesso mio zio, ma non so se, insomma, non credo a queste cose. Vi lancio un'ultima domanda, Alessandro e Diana, prima di ritornare sul Rino Gaetano Day di domani. Vi lancio Rosita. È preferita. Canzone, allora chiedo, canzone pazzesca, secondo me. Cioè, ricordo, Rosita è una canzone in cui uno dice sì, c'ho i soldi, la donna... Poi incontro Rosita, che da quello che sembra probabilmente è una suora che accudisce dei bambini, penso che possa essere quella la storia, e tutto il resto non conta più niente. Cioè, importata alla nostra quotidianità, mi viene quasi da dire, è una sorta di luce che arriva sul fatto che uno si deve sbattere, portare a casa i soldi, avere un qualche tipo di posizione, e poi c'è un qualcosa, uno squarcio, incontri qualcuno, tra virgolette, che ti fa percepire che tutto il resto ha un valore infimo. Mi sembra una canzone geniale, forse a volte un pochettino dimenticata. Arturo, che dici, è la mia preferita, do la parola a te per primo. No, infatti io, la mia preferita, quando l'abbiamo suonata, io sono rimasto praticamente magnetizzato intanto da questa sorta quasi di ispirazioni da sacra paesana, se ci pensi, no? E poi quando lui ci disse qui poi interverrà una tromba, Michelangelo Piazza mi pare fosse, che farà così e ci cantò pa, 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 pa. Io ho detto Madonna, ma come ci sta questo? E quando poi lui l'ha suonato, ho detto ma è meraviglioso, e io adoro quel giro armonico e poi appunto come dicevi tu improvvisamente ho incontrato Rosita, perciò la mia vita valore non ha. E tu capisci che non ha più senso quello che lui ha detto prima o che dirà dopo. E per me la musica è perfettamente in sintonia con le parole. Cambia come cambia il significato della canzone. Io la trovo una canzone meravigliosa. Alessandro e Diana, ve la ricordate bene? La inquadrate così come ha detto Arturo? Beh, non saprei cos'altro aggiungere, perfetta.
Io posso soltanto dire che c'è anche Daniela nell'ascensore. Sì. Assolutamente. Cioè, sono due cote differenti. Perché uno se va bene a leggere, insomma. Sì. C'è anche Daniela che l'aspetta nell'ascensore. No, ma figurati, sono d'accordo. Allora, Alessandro, vuoi spendere qualche parola per introdurci lo spettacolo di domani? Allora, domani ci troveremo live streaming attraverso le piattaforme della Rino Gaetano Band, Facebook e YouTube. Con noi ci sarà appunto... cosa non proprio fatta apposta, ma si riconferma in parte del nostro, il MEI, quindi... Con grande piacere. Insomma, è anche per noi un grande onore. E, oltre a Diana avremo, insomma, il piacere di ritrovare insieme a Diana Massimo Di Cataldo, e ci delizieranno con delle cose molto particolari che non potremo ancora svelare. Ci saranno dei contenuti sali, altre sorprese, e... saremo accompagnati anche da un'associazione che abbracciamo forte, che è la Mary Poppins. E penso che, insomma, ci sarà da divertirsi, perché comunque un live streaming non mette restrizioni, non ci sono paletti, certo. Non ci sono cose simili, perché comunque se avremmo fatto un concerto all'aperto sarebbe stato per pochi e non sarebbe stato giusto. Orari? 18:30 e ovviamente con il concerto della Rino Gaetano Band, poi insomma con tutti gli amici che vengono a trovarci e a ispirarci e a farci, insomma, stare bene. Penso allora, che sia tutto. Un'ultima cosa, forse, che dimentico, è che ci sarà tra l'altro lo streaming on air, la diretta on air con Radio Italia anni 60. Ottimo. La volevo aggiungere che ci collegheremo anche noi per lanciarlo anche noi, e che il MEI che faremo l'1, il 2 o 3 ottobre prossimo lo dedicheremo con un breve scritto ai 40 anni dalla scomparsa di Rino. Poi magari con Alessandro vedremo insieme cosa fare per ricordarlo, anche solo con un ricordo in apertura. Insomma, noi vogliamo celebrare un artista che è nel cuore proprio di tutti gli artisti indipendenti, giovani, emergenti, esordienti, come ha detto Diana prima. Quando tu chiedi, io ho appena concluso un corso al liceo Torricelli sulla storia della canzone d'autore, nelle 12 canzoni che sono state fatte dai musicisti, studenti, eccetera, sono 12 che raccolgono 60 anni di storia della canzone d'autore, ce n'è una di Rino Gaetano, che credo sia significativo, oltre al fatto che De André occuperebbe la metà dello spazio, questo lo dico per farvi orientare sulle scelte e cosa piace ai giovani studenti oggi. Cosa anche abbastanza sorprendente, perché sono artisti che non hanno continui spot promozionali, eccetera, eccetera, ma una di Rino Gaetano nelle scelte dei giovani c'è sempre, quindi confermo quella che diceva Diana e il fatto che sia nel cuore dei tanti artisti indipendenti. Quindi con grande piacere sosteniamo la giornata di domani, invitiamo tutti a collegarsi alle 18:30. Scusa, Walter. Figurati, grazie Giordano. Diana, domani quante canzoni interpreti? In verità pochissime, una, non dircela, però così lasciamo la sorpresa e la gente ha voglia di venirti a sentire, meglio. Non sa cosa interpreti. Sì, tra l'altro è una particolare quella di domani. Perfetto. Quindi questo è un invito ancora più forte, ancora più esplicito ad esserci. Allora, avevamo detto 11:40 perché Arturo ci doveva salutare. Sono esattamente le 11:40. Arturo, salutaci, dici qualcosa in conclusione. Allora, posso dire, ovviamente è stato un piacere essere con voi per ricordare Rino, e secondo me Rino rimarrà anche per i prossimi 100 anni, perché come voi dicevate giustamente, non ha tempo la musica di Rino, non ha tempo, purtroppo non hanno tempo le sue parole, nel senso che tante cose che lui denunciava anche in maniera ironica le vediamo ancora oggi purtroppo essere presenti non solo nel nostro paese. Per questo credo che rimarrà fra i nomi più importanti della canzone d'autore italiana. E con questo vado in trasmissione, perché devo andare a Radio 3. Grazie Arturo. Buonanotte. Allora, 11:41, saluto finale a Piero Montanari.
Cioè, o meglio, allora, chiedo a Piero di portarci lui un saluto finale. Noi dobbiamo terminare questa prima fase, questa prima sessione alle 11.45. Quindi, Piero. Walter, vado velocissimo te e ti ringrazio, vi ringrazio di avermi invitato. Per me è stato un onore, è un onore parlare di Dino. Un pensiero un po' triste che tra l'altro è una domanda che non ha risposta. Mi piacerebbe capire se fosse vivo Rino che cosa avrebbe scritto oggi. Secondo me avrebbe fatto il giro, è partito da là e lì sarebbe ritornato, perché una persona, un artista che aveva delle intuizioni così particolari, così grandi a 25 anni, a 20 anni, a 30 anni, immagino oggi cosa avrebbe scritto. E ci manca, come ci mancano i grandi maestri del pensiero. Ci mancherà. E ci manca e ci mancherà. Sì. Uno che scrive, supponiamo, un amore, credo che a 25, a 24 anni, sì. Beh, credo che la vera domanda, è sempre bello lasciarsi con una domanda piuttosto che con una conclusione. Credo che la domanda di Piero sia quella che continueremo a condividere per il prossimo 100 anni, immagino. Allora, Alessandro e Diana, grazie per essere stati con noi, vi chiedo un saluto, prima Diana, poi Alessandro, che comunque sarà il padrone di casa domani per l'evento del Rino Gaetano Day. Diana, un saluto finale. Prima di tutto noi ti ringraziamo di aver trovato il tempo di essere stata con noi. A te. Io niente, ci tengo a ribadire che è una gioia avere la possibilità il 2 giugno di cantare ancora Rino e farlo con un pubblico così attento, che conosce perfettamente le sue canzoni, e quindi ringrazio Alessandro di questo e di avermi reso partecipe di questo evento bellissimo, e niente, che dire, ci mancherà, come avete detto, nel senso, un peccato, però non è ineluttabile, come si dice. Sì, infatti. Grazie Diana. Alessandro, a te la chiusura di questa prima sessione. Mi ricollego a una cosa che hai detto prima, un brano che tra l'altro abbiamo inciso io e Diana insieme, Supponiamo un amore. È anche una versione molto particolare, per chi non la conosce consiglio di ascoltarla, perché anche Diana ha buon gusto musicale e arrangiamento, veramente tocca il cuore. Possiamo immaginare che sia nella scaletta di domani o non vogliamo dire niente? Lasciamolo lì sospeso. Ok, io provo a estorcertelo, ma è corretto che tu lo lasci nel mistero, sono d'accordissimo. Allora, io vi ringrazio tutti. Dico soltanto una cosa, che prima sia Arturo che Piero hanno sottolineato una cosa, che Rino non aveva una enorme varietà di soluzioni musicali. Mi viene in mente che in due interviste separate, due mostri, perché Cat Stevens e il signor Johnny Fogerty, per cui i Creedence, loro due in due interviste diverse mi aveva colpito sempre, perché tutte e due avevano detto che loro conoscevano 6 accordi. Infatti, se ci pensate, io neanche quelli. Se ci pensate, tutti... io sono ancora bicorda. Bicorda. Comunque, se ci riflettete, Cat Stevens e i Creedence, che hanno fatto alcune delle cose, ruotano tutti attorno al giro di re. Ho detto fortunatamente, Walter. No, infatti, ma dico, la grandezza di questi geni che attorno a 4, 5, 6 accordi riescono a fare qualcosa che rimane per sempre, per sempre. Vabbè, i cantautori degli anni 70, a cui Rino appartiene con grande diritto, ne sapevano quattro tutti gli accordi, però scrivevano delle canzoni straordinarie, suonavano pure malaccio però il genio si è sentito, è arrivato fino a qui, un colpo di genio che è arrivato fino ad oggi. Allora, io ringrazio in fila Alessandro Gaetano, Diana Teiera, Arturo Stalteri, Piero Montanari. È stato bellissimo, grazie a voi.
concludo, grazie di averci invitato, Walter. Ma figuriamoci, concludo questa prima sessione, do la palla a Giordano, la palla e la parola per gli ultimi 15 minuti. Giordano, bene, grazie. Allora appuntamento domani alle 18:30 su tutte le pagine della Rino Gaetano Band con questo parterre di grandi artisti, e quindi anch'io ringrazio tutti, grazie Alessandro, grazie Diana, grazie Piero, grazie Arturo, a domani alle 18:30. Ciao. E adesso ci accompagniamo, Walter, a questa seconda sessione, appunto, che vuole segnalare che cosa? Che attorno alla figura di Rino, ovviamente, come ogni anno, ci sono tantissime realtà editoriali, musicali, video, di altro cinematografico, di altra natura, che si attivano per ricordare l'artista. A 40 anni dalla sua morte, il fatto che ancora ci sia questa memoria che ancora viva, che permette a tantissimi di attivarsi e di fare quello che è un progetto musicale ancora del tutto attuale, fa sì che ne presentiamo uno che è uscito in questi giorni a cura della Isola Tobia Label, che è un'etichetta indipendente che cura Carlo Mercadante e che vede in questo omaggio a Rino Gaetano, e la invito ad aprire il video, la cam, che vede tra i protagonisti la cantautrice Miriam Foresti, che è qui con noi. Carlo, a te la parola. Eccoci. Ciao, ciao Miriam. Carlo, a te la parola per raccontarci, ovviamente attivando l'audio per raccontarci questo. Ok, ci sono. Allora, sia io che Miriam siamo in viaggio, quindi in questo momento siamo in macchina. Non è proprio la stessa, quindi potete vedere. Stiamo congiungendo per andare a Milano, dove insomma anche noi in qualche maniera celebreremo Rino Gaetano in occasione dell'uscita di un libro che è Sotto un cielo sempre più blu di Michelangelo Iossa, che abbiamo incontrato per strada senza conoscerci, lui è venuto a sapere del nostro progetto che si intitola, ad esempio a noi piace Rino, questo qui, ecco, e noi abbiamo saputo di lui e quindi siamo diventati fratelli di cammino, mentre da una parte si scriveva di Rino e dall'altra si cantava di Rino, quindi abbiamo messo su questo progetto di etichetta con tutto il roster. In un momento ovviamente particolare per tutti i musicisti, ovvero questo qui in cui si possono mettere sulla scrivania tantissimi progetti ma non si possono realizzare, è sempre la cosa più brutta, no? Perché noi viviamo di palco, viviamo di chilometri, viviamo di questo, di condivisione, non quella da Facebook, la condivisione con il pubblico, e non avendolo fatto da marzo dell'anno scorso fino a oggi, Rino Gaetano ci ha dato una mano, ci ha preso per mano, io lo dico sempre, perché è stato un modo per riequilibrare e riallineare tutti gli artisti del roster di Isola Tobia Label con un progetto comune che non avevamo ancora mai fatto insieme. E che immagino ha trovato tutti entusiasti, no? Perché Rino credo sia un po' nel cuore di tutti. Chi c'è in questa compilation? Se ce la racconti un po'. Gli artisti e i brani come sono stati scelti? Allora, no, l'idea parte da Porfirio Lubirosa, che voi conoscete bene, perché mi chiama una sera per dirmi facciamo un tributo a Rino. Io ovviamente ero molto perplesso perché le difficoltà di Zona Rossa, di studi di registrazione legati a 12 artisti, perché comunque l'etichetta è piccola ma ha tanti bravi artisti talentuosi, quindi che hanno a loro volta anche dei musicisti, quindi era molto difficile realizzare questa cosa qua. Poi però ci siamo resi conto, ci siamo ricordati che siamo anche molto dinamici come etichetta e abbiamo lanciato la proposta, quindi abbiamo mandato un'email e abbiamo detto agli artisti: avete 2 giorni per scegliere un brano di Rino e 2 settimane per realizzarlo. E noi ci ha preso un infarto. Però nessuno mi ha detto di no, e quindi ci siamo ritrovati intanto con il piacere di aver visto che quasi nessuno aveva scelto lo stesso brano dell'altro. Perché? Perché Rino passa dalla
dalla malinconia alla polemica, insomma, a tante sfaccettature di Rino. Quindi anche noi in etichetta abbiamo tanti modi di parlare. Ognuno questo trova... è interessante, Carlo, perché è quello che è successo prima, Walter, quando abbiamo chiesto dei brani, no, ad Alessandro, ha dato dei titoli inattesi, no? Sì, infatti. A significare di una sterminata proposta musicale che va al di là delle hit che conosciamo maggiormente. Ecco, prego. Quindi nella stessa compilation ci siamo trovati Porfirio Rubirosa, che ha il suo stile particolare, Miriam che ha un arrangiamento che vi invito ad ascoltare, abbiamo Ivoria Nova che cantano una canzone di Rino, Cogli la mia rosa d'amore, in siciliano, perché loro cantano in siciliano, quindi c'è una grandissima varietà e non c'è paradossalmente non c'è nessuna cover, sono tutte le interpretazioni, quindi siamo riusciti, secondo me ovviamente, quello che ci stanno dicendo e che ci fa piacere sentire, che siamo riusciti a interpretare Rino senza allontanarci da quello che è il nostro modo di essere, il modo di porci e di proporci. Quindi c'è Eliana Marino, Mizio Vilardi, i Cube Blues, ci sono anche io, c'è Saverio D'Andrea, gli Scaperol che fanno una versione ska divertentissima, Umano Alieno, Gerardo Dango, Miriam Foresti, Jacopo Perosino e Porfirio. Quindi questi sono tutti quelli che hanno, e per fare questo, insomma, ovviamente venendo da tantissimi studi diversi è stata importante la mano finale, e lo ringrazierò tantissimo, di Giuseppe Scarpato, di Paolo Baglioni, insomma di professionisti che voi conoscete, che lavorano da anni con Bennato eccetera eccetera, che hanno dato un'omogeneità a un disco che ovviamente viene da troppe produzioni diverse, perché ognuno l'ha fatto, e anche sensibilità musicali diverse totalmente, certo. E quindi c'è anche un suo criterio logico, e prende tutto il percorso di Rino, perché comprende tutti gli album di Rino, con una traccia nascosta che c'è soltanto nel disco fisico, in cui partecipa anche Ernesto Bassignano, che insomma Rino l'ha conosciuto ai tempi del studio. E tu, Miriam, come ti sei approcciata a Rino Gaetano? Una mia curiosità è come si approccia una cantautrice. C'era prima Diana Teiera, che partecipa a Rino Gaetano Tribute Day dalla prima edizione, ed è molto vicina alle canzoni di Rino Gaetano. Come si approccia una cantautrice alle canzoni di Rino? Ecco. Allora, intanto la prima difficoltà è stata scegliere quale canzone di Rino interpretare, da scegliere in 2 giorni, cioè quello è stato il motivo per cui penso abbiamo odiato tutti un po' Carlo quando ci ha fatto questa prova, odiato e amato, perché è stata poi una scelta di pancia, e forse è stato un bene che sia stato così. E Rino è talmente particolare che io, fino a prima che Carlo mi lanciasse questa proposta, non mi ero mai azzardata a risuonare e ricantare. Ho un po' di timore reverenziale per tanti cantatori. Rino era uno tra quelli, anche perché probabilmente distante dal mio modo di cantare, cioè io non riesco a sporcare la voce neanche quando mi arrabbio, per il mio modo di cantare, e anche il suo modo di scrivere. E invece è stato un viaggio proprio interpretare la sua canzone. Io mi sono detta, riascolto dal primo disco la sua produzione e mi fermo quando si accende una lampadina, perché non è tanto scegliere. Quando si è accesa? Si è accesa quando ho ascoltato I tuoi occhi sono pieni di sale. E, un affresco in cui ho pensato che potevo dire anch'io qualcosa, perché appunto non era tanto la bellezza della canzone, ma quanto io cosa potessi fare con una canzone di Rino, e in modo né da snaturarlo né da appunto cantarla così com'era. E niente, quindi ho immaginato questo arrangiamento in cui le voci hanno un ruolo importante. C'è uno strumento che è l'oud, che ci ha trasportati dall'altra parte del Mediterraneo, no? Perché nei tuoi occhi sono pieni di sale, si sente questo mare, il sale, però appunto vista da un'altra visuale, ecco. Bene, allora io direi, poi do la parola conclusiva a Walter, Carlo, se vuoi dirci dove si trova il disco, dove si può acquistare, poi vi inviteremo al MEI a presentarlo, perché vogliamo dedicare il MEI a 40 anni senza Rino quest'anno, che è un vero artista indipendente
fin dalla prima ora tramandato alle nuove generazioni, e poi vi lasciamo e passiamo alle conclusioni che lascio poi a Walter di questo bel incontro, di questo bel racconto che ci avete fatto, che lo ricordo è esemplificativo di tanti altri. È uscito Marco Graziosi, sono uscite tante produzioni in questo periodo legate a Rino Gaetano, soprattutto singole e libri, come dicevi, caro. Dove troviamo questo CD e come possiamo fare ad averlo? Vabbè, il CD lo trovate sul sito di isoladobialabel.com. Spediamo regolarmente, tra poco avremo anche una distribuzione fisica, questo così lo dico in anteprima, quindi ci sarà anche in qualche negozio indipendente delle città più importanti. Sei coraggioso, eh. Sì, lo so, però bisogna farlo. Incontro, Carlo, incontro tendenza. Incontro, esatto. Tendenza. Sì, ma perché no? Perché io dico sempre una cosa, se mi permettete, preferisco la mulattiera al lato che l'autostrada affollata. Il percorso è più lento, ma almeno mi godo il panorama. Io ho sempre detto questo e così voglio ragionare. Poi ovviamente l'invito è quello di ascoltare gli arrangiamenti, le interpretazioni che abbiamo fatto tutti noi del disco di Rino. L'invito che faccio a tutti, sempre a prescindere dalla canzone che si ascolta, è quella di sostenere la musica attivamente, quindi comprarla. E poi in questo particolare caso io vi invito sia ad ascoltare le canzoni di Rino, ma anche a conoscere l'artista che l'ha interpretata e ad andare a vedere la produzione dell'artista, perché è questo che serve, che a questo serve. È un cantautore affermato come Rino, ci ha preso per mano, e anche perché noi vogliamo farci conoscere attraverso Rino, rendendogli omaggio e facendo vedere come noi lo abbiamo trattato, sperando di averlo trattato bene. Ecco, tutto qui. Va bene, allora grazie a Carlo Mercadante, grazie a Miriam Foresti, l'invito. Grazie qui a voi. Ad esempio, a noi piace Rino, per scoprire un Rino reinterpretato da 12 artisti della scena indipendente attuale su isolatobialabel.com. Vi ringraziamo, buon viaggio, buon proseguimento, buon lavoro. A questo punto a te, Walter, per le conclusioni. Però io ho una questione per Miriam. Ah, sì, a te. Vai. Miriam, sbirciando nella tua telecamera abbiamo visto un seggiolino da bimbi dietro. Ce ne sono due. No, ma la domanda era: farai sentire Rino ai tuoi pupi? Questa era la vera domanda. Assolutamente, ma loro, mentre preparavo la canzone di Rino, insomma, mi hanno sentito che la provavo a casa. Ho un video di mia figlia di 2 anni che canta, i tuoi occhi sono pieni di sale. Quindi l'iniziazione è già avviata. No, perché secondo me il messaggio che ci ha dato Carlo, cioè sosteniamo la musica e sosteniamo la grande musica d'autore italiana, parte esattamente da un livello educativo. Cioè immaginate cosa vuol dire far sentire ai pupi, ai bimbi, come era stato detto anche precedentemente da chi faceva ad esempio lezione all'interno di scuole. Giordano ha fatto proprio questa cosa qui. Provate a immaginare cosa vuol dire poter tramandare tutto questo, cioè quello che non è, tra virgolette, il mainstream del momento, tutto qui. Assolutamente, dobbiamo pensare che il nostro pubblico può essere è molto più intelligente di quanto noi lo facciamo, quindi insomma dipende da noi. Se mi permetti, Walter, sì, se mi permetti, avere anche il coraggio di parlare di perfetti sconosciuti, perché non è importante il contenuto, è importante il contenuto. Bisogna ricominciare a parlare di gente perfettamente sconosciuta, ma di talento. E questo è il compito della critica, non è il compito nostro. Noi possiamo proporre, la critica deve avere il coraggio di parlarne. E con questo io... che vuol dire che dobbiamo sganciarci dal comunicato stampa. Apriamo tutto il dibattito che faremo sulla critica musicale oggi. Miriam, perdonami se sono entrato nella tua intimità familiare. Assolutamente, è stato bello. Bene, grazie, grazie mille. Intanto vi segnalo un saluto di Pino Scarpettini, che è stato uno dei primi ideatori del primo premio Rino Gaetano circa 40 anni fa nella sua zona, nel Livornese, un altro autore storico che ha fondato molti complessi beat, e ci saluta, ci sta seguendo. Grazie. Saluta Carlo e saluta Miriam, che salutiamo anche grazie, noi, ciao, quelli che ci hanno preceduto. Allora, Walter, ciao Carlo, grazie, buon proseguimento. Walter, grazie a voi, Carlo.
una ciao. Conclusione su questa giornata, ricordando che è nell'ambito del Meeting Music Contest, Il Coraggio di Dire Io, un contest aperto a tutti i cantautori, artisti, band, orchestre, qualsiasi tipo di ensemble che vuole mandarci un tema su questi temi. Il Coraggio di Dire Io ci racconta la quotidianità di oggi. Entro il 9 giugno, sito MyWeb e sito meetingrimini.org. Quindi aspettiamo i brani, stanno già arrivando tantissimi, e quindi ne aspettiamo sul solco appunto dell'Indipendenza di Rino, che oggi ci è stata raccontata, direi, molto bene, anche grazie a... Certo. Ma a me sembra, Giordano, che sia stato un bellissimo momento, soprattutto è stato vivo, dinamico, diretto, sincero, per cui credo che sia stato un bel antipasto di quello che potrebbe essere il contest che May e Meeting di Rimini hanno messo in piedi per la prossima edizione. Io mi ricordo una cosa, una volta chiacchierando con Mogol, con Sergio Rappetti, lui mi diceva, secondo me la cosa fondamentale che oggi un po' si è perso è che gli autori, gli interpreti, non si ricordano che devono essere credibili quando cantano una canzone. Allora, l'indipendenza dell'autore e la sua credibilità è quello che credo noi oggi vogliamo sentire. Per cui un pochettino l'invito che Rino Gaetano ci ha fatto oggi attraverso queste voci è quello di non aver problemi a uscire dagli schemi preesistenti, da un lato, e dall'altro lato essere... se stessi quando si produce ed essere in grado di essere credibili per l'ascoltatore. Se mettiamo insieme queste cose, credo che un po' ci sia il messaggio che è uscito dalla nostra chiacchierata e anche il cammino che vogliamo fare insieme, May e Meeting. Bene. Cosa ne dici? Concordo perfettamente, Walter, mi sembra la conclusione migliore e ti ringrazio per il tuo contributo di spessore, va detto, perché figurati, con te la qualità si è elevata notevolmente. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito, iscrivetevi al contest e poi il 25 agosto finalissimo al Meeting di Rimini con Erika Mu, Lorenzo Baglioni, Naip e altri ospiti, poi il vincitore il 2 ottobre suonerà al Me nel Palco Centrale. Grazie Walter, grazie a tutti voi, buona giornata.